Ben ritrovati per un nuovo appuntamento con l'informazione flash di Futura. In primo piano la cronaca: è stata fissata per il pomeriggio di oggi l'autopsia sulla salma di Vincenzo, il bimbo di 10 anni di Palazzolo Acreide, morto dopo essere caduto in un pozzo profondo 15 metri situato in un'azienda agricola in contrada Falabia. La procura di Siracusa ha iscritto 9 persone nel registro degli indagati, tra loro anche il proprietario dell'azienda agricola e l'operatrice che è rimasta ferita calandosi nel pozzo nel tentativo di salvare il bambino. Nel 2023 Sicilia e Calabria hanno contribuito per oltre l'83% sul totale delle superfici forestali italiane colpite da grandi incendi boschivi. La Sicilia da sola, con 101 km quadrati di superficie forestale bruciata, ha rappresentato il 64% del totale nazionale bruciato nel 2023. Questi dati emergono dalle attività dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, l'ISPRA. Nel 2024, dal 1 gennaio al 31 maggio, la superficie complessiva colpita da incendi boschivi è stata di 39 km quadrati, di cui quasi 12.000 di boschi e foreste. Anche in questo caso l'80% delle aree percorse da incendi, sia totali che forestali, si trova nelle regioni Sicilia e Calabria. Non accettava la fine della sua relazione, avrebbe molestato, pedinato, insultato e minacciato di morte l'ex compagna 41enne, inviando dei messaggi anche tramite il telefono della figlia minorenne. Con l'accusa di atti persecutori nei confronti di un 59enne catanese è stata disposta la misura cautelare personale del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima con applicazione del braccialetto elettronico. Ciao papà, ho perso il telefono, ne devo acquistare uno nuovo, mi puoi ricaricare la carta prepagata? È così che il truffatore ha agganciato la vittima, un uomo di 78 anni, residente a Catania, con alcuni messaggi inviati attraverso una chat di messaggistica. Ora i poliziotti del commissariato di Borgognina hanno denunciato un 46enne residente in provincia di Napoli per il reato di truffa. Il raggirato, dopo aver letto la richiesta, credendo si trattasse realmente della figlia, molto preoccupato, ha immediatamente effettuato un bonifico di 990 euro ricaricando il numero di carta che gli era stato indicato. Successivamente, chiamata la figlia, ha compreso di essere stato vittima di una truffa. La spiaggia libera numero 1, gestita dal comune di Catania, potrebbe riservare ancora maggiori spazi ai catanesi e ai turisti che già dalle prime ore del mattino affollano le rive. Nel sopralluogo di oggi, con le nostre telecamere, abbiamo immortalato una delle due aree limitrofe in stato di abbandono e degrado, oggetto di una vicenda giudiziaria che si trascina da oltre un decennio e che ha visto un susseguirsi di sequestri e dissequestri. Ma ad oggi lo scenario rimane immutato, un grande peccato, hanno detto in tanti questa mattina, perché gli spazi liberi riservati ai bagnanti potrebbero moltiplicarsi se solo la giustizia facesse rapidamente il suo corso. In chiusura allo sport, in una finale tutta catanese, il Catania FC a vincere la Coppa Italia di Beach Soccer battendo 5-4 dopo i supplementari più titolati cugini del Catania Beach Soccer. Match denso di emozioni e regolamentari finiti sul 4-4, decisivo il gol del portiere del Catania Camillo Augusto nell'extra time. Si tratta del primo trofeo per la formazione che fa riferimento al Catania FC di Pellegrina. È tutto, grazie per essere stati con noi, arrivederci. Futuro Production è anche su Radio CRT. Sintonizzatevi sulla frequenza 94.4 per non perdervi i nostri programmi. Radio CRT, suona la vita. Dietro il bancone della nostra macelleria, la selezione di carni scelte è una tradizione di casa. Da generazioni, Cutuli si prende cura della vostra tavola con la garanzia di tagli tracciati e prodotti d'eccellenza. Una carne perfetta per soddisfare il palato e preparare i piatti più golosi. Cutuli, una passione storica per la carne di qualità. Piazza Manganelli 14, San Giovanni La Punta, Catania.